Vuoi twittare con Bike Show? Il primo canale del grande ciclismo è anche su Twitter. BikeShowTV.com è il sito ufficiale del primo canale del grande ciclismo. Scrivi a info@bikeshowtv.com. Ci troviamo a Segromigno in Piano per la quinta tappa del 16° Giro di Toscana. Oggi è una tappa speciale perché verrà ricordata in maniera particolare Michela Fanini, a cui è dedicato questo giro. Ci sarà una breve cerimonia per andarla a salutare al cimitero. La tappa è una tappa molto impegnativa, ci saranno 4 GPM di seconda categoria e un GPM di prima categoria a soli 10 km dall'arrivo. Vedremo se la maglia rosa, che in questo momento è sulle spalle di Garnier Megan, se riuscirà a difendersela fino alla fine o ci sarà qualche sconvolgimento della classifica finale. Abbiamo parlato con la DS Luisiana Pegoraro e ora ci troviamo con la protagonista Valentina Scandolara. Valentina, sei molto giovane e quest'anno sei riuscita a ritrovare la Scandolara che c'è in te. Ma diciamo che quest'anno ho avuto la fortuna di trovare appunto Luisiana e delle compagne di squadra fantastica alla Gauss, quindi un bel ambiente e il lavoro in inverno, il grosso lavoro che ho fatto sta cominciando a dare i suoi frutti e niente, il morale si è alzato tantissimo dall'anno scorso, spero di continuare a migliorare e a migliorarmi e vedremo se si potrà andare avanti con le stesse condizioni, io spero di sì, con Luisiana sempre vicino. Ci troviamo con Brunello Fanini. Brunello, siamo già alla penultima tappa, è una tappa molto speciale perché si ricorda giustamente Michela, a cui è dedicato questo giro. Ci sarà un saluto poco prima della partenza dove tutte le atlete lasceranno un omaggio per ricordarla, che è sempre nei nostri cuori. Sì, oggi quinta tappa, Capan, Segromigno in Piano, Capannori, bella giornata, tanta gente. Abbiamo assistito a una messa in ricordo di Michela come tutti gli anni, è una festa diciamo per tutto il paese, un ricordo per Michela per tutto il paese, le sue strade, il suo paese, quindi sicuramente la tappa sarà decisiva come quella che è stata a Volterra perché è molto impegnativa e sicuramente nascerà ancora dei dislivelli in classifica. Wir haben schon eine starke Mannschaft für die WM und ich denke, wir können auf jeden Fall dort ganz vorne ankommen mit der Mannschaft. Thank you very much.
Trixie Warrack ha detto che aveva programmato di fare una tappa all'attacco, stava passando un ottimo periodo di forma in vista anche dei mondiali, perché può contare su un'ottima nazionale, quindi se li giocherà tutti. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show TV su YouTube.